Allora, proviamo un attimo a ricapitolare. Il Napoli oggi ha battuto 3-1 il Bologna grazie ad un autogol goffo, grottesco di Mbaye che neanche in Serie B, grazie ad un rigore trasformato da Vertens per Masina che ha sfiorato la spalla di Caglione fuori dall'area di rigore, quindi rigore inventato. E grazie ad un bel gol di Mertens, il terzo, ma nel frattempo c'era stato un mani di Koulibaly in area che doveva valere in qualche modo il rigore per il Bologna, quindi sul punteggio di 2-1. Episodi di cui non si sta parlando. Qualcosa riusciamo a reperire sui social, dove c'è qualcuno che più dei giornalisti e delle redazioni fa servizio pubblico e rende appunto la notizia, il racconto dei fatti, quando invece in televisione sentiamo soltanto o prevalentemente ricostruzioni fantasiose, opinioni non richieste, giornalisti che fanno i tifosi gli ultras, eccetera, 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 e ne siamo veramente pieni fino all'orlo. E quindi da questo servizio pubblico veniamo a sapere appunto di questi episodi dei quali non si parla perché si continua a parlare degli episodi di Chievo-Juve che episodi non sono. Come ho già spiegato nel mio video di oggi, di stamattina, a commento di Chievo-Juventus, non sono episodi perché Maresca ha arbitrato in maniera perfettamente conforme al regolamento con le due espulsioni sacrosante entrambe ai danni del Chievo. La Juventus ha vinto. Sul campo, senza nessuna possibilità di discuterne, il Napoli. Io non ho visto tutta la partita, quindi non mi permetto di dire come ha giocato il Napoli e se ha meritato di vincere. Suppongo di sì, però stiamo parlando di tre episodi, due arbitrali e uno che sinceramente mi fa più piangere che ridere, l'autogol di Mbaye, perché ripeto, veramente neanche in Serie B. Però vabbè, ci può stare, se il giocatore evidentemente non è all'altezza, peccato per lui. Però vabbè, concentriamoci su due episodi arbitrali allora. Spiegatemi come fa a essere rigore quello su Caglione. Ci sono tanti aspetti. Caglione è un simulatore seriale e pare che cioè, gli arbitri dovrebbero essersi abituati a questo e quindi in questo senso contestualizzare quando lui cade a terra. Invece cade a terra come fucilato, sfiorato da Masina e viene concesso il rigore. Ora, ci è stato detto da regolamento e da protocollo del VAR che quando l'arbitro vede un contatto in area di rigore e lo giudica falloso, anche se c'è chiaro errore, il VAR non interviene perché non può sovrapporsi alla decisione dell'arbitro in campo. Tutto corretto, non condivisibile dal mio punto di vista, ma corretto. Ma se il fallo è avvenuto fuori dall'area e non in area, il VAR non deve intervenire? Sì, certo, deve intervenire, ma non è intervenuto. Era spento a Napoli oggi, era spento. Doveva intervenire, ma non è intervenuto. Doveva intervenire a dire un attimo, per me quello non è proprio fallo, però facciamo finta che sia fallo, è fuori dall'area, caro signor arbitro, quindi vienilo a rivedere, anzi te lo dico io, facciamo un silent check, è fuori dall'area, quindi dai punizione se hai giudicato falloso quell'intervento, che falloso non era. E non era falloso perché Masina sfiora la spalla, non spinge Caglione, non lo fa barcollare in nessun modo, Caglione si era già allungato la palla che andava sul fondo. Ho visto decine di contatti del genere non sanzionati come fallo e non sanzionati come rigore. Questo sì, chissà come mai. Mani di Koulibaly. Koulibaly doveva essere sanzionato esattamente come poi è stato sanzionato stasera in Roma-Sampdoria, l'intervento del difensore della Sampdoria, adesso mi sfugge il nome, che va sul rigore per la Roma, poi sbagliato da Florenzi. Cioè lì c'è un tiro, un giocatore con un braccio largo che intercetta il pallone e c'è necessariamente calcio di rigore e giallo. Giallo perché il pallone che è stato intercettato era diretto in porta, ma c'era il portiere. Fosse stato diretto in porta senza portiere sarebbe stato addirittura rosso. Quindi doveva esserci nella stessa identica situazione rigore per il Bologna e giallo per Koulibaly. E non si discute. Perché la distanza dal pallone per Koulibaly c'è, il braccio è largo, il contatto è determinante perché il pallone non va più dove stava andando, non va più verso la porta. Quindi rigore e giallo. Il VAR poteva intervenire? Sì, doveva intervenire per segnalare che quello era rigore, ma era spento. Poi c'è stato l'episodio, aggiungendo altri episodi perché vorrei parlare anche un po' del VAR, della VAR. Di Milan-Lazio il gol di Cutrone era in realtà di gomito e non di testa. Mi direte, non si capiva bene dal replay, si è capito dopo tanti replay, si è capito anche molto tardi perché anche in diretta non se ne erano accorti. Tutto
Tutto corretto, ma se la tecnologia non riesce a rilevare questi problemi, questi errori arbitrali, questi difetti, allora a cosa serve? Ci avevano detto che la VAR doveva evitare i gol irregolari, evitare i rigori esagerati oppure di non concedere un rigore giusto, evitare i rossi a sproposito, doveva evitare tutti i problemi più gravi, più, o meglio, quelli che più potevano incidere sull'esito di una partita. Non sta succedendo. Cioè, il Milan ha sostanzialmente battuto la Lazio con merito, tutto quello che volete, ma con un gol irregolare che ha indirizzato la partita perché era l'1-0 e nessuno se ne è accorto. Ora non voglio fare la polemica sui tifosi che, milanisti soprattutto, che per anni si sono lamentati con Buffon che non aveva confessato che il gol di Muntari, appunto la palla aveva varcato la linea, come se Buffon fosse tenuto ad accorgersene lui. Perché non mi sento adesso di fare una contrapposizione con i tifosi milanisti perché Cutrone doveva dirlo, insomma, non voglio arrivare a questo, voglio parlare di cose più serie, della VAR, che è sostanzialmente inutile in alcune situazioni e non riesce a risolvere i problemi. Così come si è visto anche in altre occasioni, contro la Juventus, gli episodi sono stati tantissimi, però, insomma, parlando dell'episodio, parlando della giornata di oggi, principalmente questo, poi dovremmo anche dire che forse, forse mi è parso di capire che il primo gol del Torino contro il Benevento fosse in fuorigioco. Anche questo, sinceramente, non mi sembra sia stato rivisto con troppa precisione. Però voglio sorvolare perché non ne sono sicuro. Poi non ho visto, perché non ho visto Crotone-Cagliari, ma da quello che leggo, da persone di cui mi fido, della cui onestà anche mi fido, c'era un gol regolare che, non è stato, che è stato annullato al Crotone, che avrebbe potuto vincere la partita. E invece è finita 1-1. Quindi tanti problemi, la VAR che sicuramente non sta funzionando, assolutamente non sta funzionando, o funziona solo in alcuni contesti e per alcune situazioni di gioco. Però si deve parlare dei rossi combinati al Chievo, della Juve che vince normalmente sul campo. E tra tutti quelli che sono i peggiori, secondo me, sono i giornalisti professionisti, sedicenti, giornalisti, sedicenti professionisti che fanno i tifosi. E tra tutti il capo di tutti costoro è sicuramente Varriale, che sta lì a guadagnare i nostri soldi. Con amarezza vi saluto in questa domenica sera. Domani una nuova settimana, video post conferenza stampa che sarà alle ore 12 di Max Allegri, quindi nel primo pomeriggio vedete il mio video di preview a Juventus-Atalanta di Team Cup. In descrizione vi lascio tutti i link per seguirmi sui social e sempre Forza Juve!